Siamo con il presidente del Consorzio dei Vini del Trentino, Pietro Patton. Siamo appena usciti dalla pandemia, c'è stato un aumento incredibile dei prezzi delle materie prime, adesso anche la guerra in Russia, eccetera. Proprio riguardo alle materie prime, quindi immagino gli imballaggi, il vetro, il cartone, ma anche i trasporti e la logistica, che cosa state riscontrando, che impatto state riscontrando sul mondo del vino? Beh, sul mondo del vino c'è un impatto dei costi sia delle materie prime sia anche dell'energia e questo impatta in misura diversa anche a seconda del tipo di aziende. Ovviamente pone un problema di margini per le aziende, quindi sostanzialmente di risultato economico. Ma pensa che chiederete delle misure di sostegno? Il problema è che tutte le aziende hanno bisogno di misure di sostegno su fatti che derivano sostanzialmente da situazioni esterne alla volontà delle imprese, quindi responsabilmente la dimensione politica in qualche misura, almeno per garantire la sopravvivenza delle aziende, dovrà farsi carico di questi problemi. Oh, parliamo di Russia, di recente appunto è scoppiata una odiosa guerra. E quanto a grandi linee, insomma, il vino trentino era esposto, se era esposto al mercato russo e come, nel caso, come pensate di diversificare adesso? Beh, il mercato russo non era un grande mercato di sbocco per i vini del Trentino perché, come ben si sa, i mercati principali sono gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania. Quindi penso che gli effetti saranno riassorbiti spostando altrove le esportazioni che erano destinate alla Russia. Ci sono nuovi progetti che il Consorzio sta portando avanti? Ma presenteremo a breve, il 20 giugno, il primo bilancio di sostenibilità del Consorzio del Trentino, che vuol dire una certificazione territoriale che riguarda oltre 5.700 aziende e il 95% della superficie viticola del Trentino. È il primo esempio a livello nazionale e quindi questo, diciamo, è un po' la nuova frontiera. Che cosa vi aspettate tra qualche anno sul vino del Trentino, una volta che questo nuovo sistema sarà, diciamo, andato in rodaggio? Ma diciamo che il vino del Trentino deve appunto tornare a fare sistema a livello territoriale, promozione unitaria di tutte le sue componenti e quindi rafforzare sostanzialmente l'identità del prodotto a partire dall'elevato livello di qualità che tutte le produzioni di vino del Trentino hanno ormai raggiunto. Parliamo di vitigni autoctoni, che cosa c'è in campo? Beh, in campo c'è che quasi tutte le aziende, le cantine sociali in particolare, ritornano a dare attenzione ai vitigni autoctoni che sono la Nusiola, il Marzemino piuttosto che altre varietà e quindi per produzioni limitate è necessario continuare a valorizzare gli autoctoni come anche diciamo il Teroldego che è la maggiore espressione dei vitigni autoctoni del Trentino. E come consorzio c'è in ballo qualche progetto o ricerca particolare per questa valorizzazione di cui parlava? Ma la valorizzazione dipende un po' dalla zonazione. I vitigni autoctoni hanno bisogno di areali dedicati e con caratteristiche sia del terreno che di esposizione all'aria, alla luce e all'umidità particolari. Quindi diciamo che va migliorato il sistema di zonazione degli autoctoni che si producono in Trentino.